Siamo lieti di accogliere per la seconda volta il Presidente del Consiglio, e questa è la dimostrazione della nostra volontà, la volontà del nostro Paese di rafforzare le nostre relazioni di amicizia per l'affacciamento delle relazioni di cooperazione. Questa visita dimostra anche una tappa ulteriore per il rafforzamento delle nostre relazioni, così come si inserisce in un quadro tra gli scambi che ci sono tra i nostri due paesi. Questo vertice è l'ultimo di una serie di incontri istituzionali tra i nostri paesi. إن هذا المنتدى هو يصل إلى مستوى رفيع من التعاون الثنائي بين بلدينا. Voglio ricordare in particolare le visite di stato del presidente Mattarella ad Algeri lo scorso novembre e del presidente Tebboune a Roma lo scorso maggio, oltre alla mia visita di aprile. أود أن أذكر بزيارة الرئيس الإيطالي فخامة الرئيس الإيطالي ماتاريلا إلى في نوفمبر الماضي إلى الجزائر وزيارة فخامة الرئيس تيبون إلى إيطاليا في شهر مايو الماضي. Ringrazio ancora una volta il presidente Tebboune. أجدد شكري الكبير لفخامة الرئيس تيبون. E il governo algerino per la calorosa ospitalità. وأجدد شكري أيضا للحكومة الجزائرية الموقرة على حفاوة ودفء هذا الاستقبال. L'Algeria è un partner molto importante per l'Italia. إن الجزائر بلد هام جدا بالنسبة لإيطاليا. Lo è nel campo energetico. سواء في الحقل الطاقة. Lo è nell'industria e nell'attività imprenditoriale. أو حقل الصناعات أو الأعمال. رجال الاقتصاد والعمل. Nella lotta alla criminalità, nella ricerca della pace e della stabilità nel Mediterraneo. في حق المكافحة الجريمة. Finanziari del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 12 persone per associazione a delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione, al riciclaggio ed all'estorsione. In particolare, la complessa attività investigativa svolta, iniziata ad agosto del 2021 e condotta dagli specialisti del GIGO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, ha consentito di individuare un agguerrito gruppo criminale operante nel noto rione Giostra del capoluogo peloritano, dedito alla commissione strutturata di numerosi reati predatori. Thank you and welcome to everyone today being here. I'm really honored again to be here in Catania. Buongiorno a tutti e benvenuti qui. Sono davvero contento di essere onorato di essere qui a Catania. Yeah. So the last three and a half weeks we've been working really hard. Vince hasn't had any sleep and we've worked on a very tight
program to deliver the team today that we're going to announce. It's been a lot of hard work and a lot of decision making, but I'm very excited. Nelle ultime tre settimane si è lavorato molto duro, Vincent in particolare ha lavorato molto affinché fosse allestita la squadra, il gruppo che presenteremo oggi. So, I'd like to make some, I'd like to thank some people today, which is, we'd like to start with the hotel presidente here today, Salvo, for having us here today and his hospitality. Per cui oggi devo ringraziare tante persone, voglio iniziare da Salvo, che è il presidente, il proprietario dell'hotel, che ci ha accolto oggi qui. Luca Carra, per noi, noi le auguriamo un benvenuto in questo bellissimo team. Ha parlato anticipatamente in conferenza stampa, insomma abbiamo delineato un po' il tutto, ma ancora dobbiamo mettere più pietre per concretizzare diciamo, la nuova società. Ha parlato anche della sua determinazione quando lavorava col Parma. La stessa determinazione la metteremo in campo, sul campo oggi? Da oggi qua a Catania? Assolutamente, se no non sarei venuto, perché a me piace vincere e devo dire che quello che è stato fatto a Parma dà veramente tantissime soddisfazioni, non solo personali ma anche a tutta la città. Credo che Catania abbia delle potenzialità incredibili e credo che si possa davvero togliersi delle grosse soddisfazioni. Abbiamo parlato in lungo e in largo anche, non soltanto dei giocatori, abbiamo visto una conferenza stampa alquanto esaustiva, ma io volevo parlare anche del cuore del popolo e del tifo, giusto? Voi vi aspettate cosa dalla tifoseria? Ah, io personalmente non aspetto niente da loro, nel senso che noi siamo custodi del loro club. Cioè, Catania Calcio e delle persone di Catania, non Rosario Peligra è presidente, un presidente bellissimo perché ha una voglia e passione per Catania che forse, non lo so, chi poteva avere questo tipo di passione. È un uomo molto importante con un progetto di investimenti importanti. Per quello siamo noi che dobbiamo guadagnare la fiducia della gente, non viceversa. Si dice qua a sostegno di una fede, e questo è uno slogan, a sostegno di una fede. Certo, noi vogliamo portare di nuovo il rispetto e l'orgoglio della città e della gente. Questo sta un po' a me anche mettere dentro gli uomini che sono capaci di farlo, che hanno le stesse mie idee su come vivere calcio e vivere una città. Poi è normale, quando si ha tante persone in un club qualche volta si può sbagliare, ma ti posso assicurare che se commettiamo qualche errore verranno tolti molto velocemente.